Ciao carissimi e carissime, benvenuti su Gold Unicorn Art Tarot. Allora, la domanda di oggi è sull'amore: qual è il tuo destino immediato, imminente? Oggi andremo a fare tre stese con tre mazzi diversi, dove incomincio con la croce celtica. Abbiamo quindi l'1, il 2, il 3, il primo mazzo, il secondo mazzo, quello che vi ispira di più, e il terzo mazzo. Questo è il primo, secondo, terzo. Vedete quello che vi attira di più? Non è un caso se stai guardando questo video e ascoltalo perché ha una vibrazione tutta per te. Comunque, può avere anche degli insegnamenti che ti smuovono le cose. Allora, andiamo ad incominciare con la croce celtica del mazzo numero 1. Tolgo quindi, metto l'uno qui, ma poi vi metto comunque anche i minuti delle stese sotto ed andiamo ad incominciare a vedere qual è il tuo destino immediato in amore. Tagliamo. Allora, stai aspettando qualcosa o qualcuno, naturalmente, comunque stai aspettando e in questo momento questa attesa ti chiude un po' energeticamente. Comunque, qualsiasi cosa tu stai aspettando, ti arrivano delle buonissime notizie, quindi sono in arrivo proprio belle notizie sul tuo destino immediato in amore, quindi puoi ricevere magari notizie da qualcuno, o dalla persona interessata, oppure se stai magari aspettando un nuovo amore, senti che ti vengono delle idee nuove. Effettivamente ti stai dando da fare, stai facendo tante cose giuste, mi viene anche da dire. Molte persone di voi che stanno guardando si stanno informando, stanno leggendo, stanno studiando per evolversi, per comprendere come comportarsi in una determinata situazione, o perché aspettano un ritorno o perché aspettano un nuovo amore. E quello che arriva rispetto alla situazione qui, che è un po' un'attesa troppo lunga secondo i tuoi canoni, per qualcuno l'attesa troppo lunga potrebbero essere anni, ma per qualcuno potrebbero essere mesi e per altri potrebbero essere giorni. E qui si vede benissimo che questa notizia ti collega proprio a una grande gioia, quindi arriva la notizia che vuoi, mi viene da dire, proprio perché hai fatto uno studio, un approfondimento, hai fatto delle cose per cui si smuove davvero tanta energia. Io ti vedo gioire, è come se ti si accendesse una lampadina, che tu dicessi Eureka, ci sono arrivato, ho capito, ma soprattutto il tuo stato di benessere che diventa da un po' turbato, diciamo, a entusiastico. Quindi questo è fondamentale anche per la manifestazione. Ed ecco qui che arriva proprio un bellissimo re. Quindi qui abbiamo qualcuno che è proprio in arrivo. Quindi queste notizie ti possono arrivare direttamente da questa persona o indirettamente, fatto sta che tu sei gioiosa. Quindi secondo me tu attiri questa persona che sei tu, se è del passato oppure una persona nuova, se stai aspettando una persona nuova, lo sei tu questo, però tu cambi qualcosa dentro di te per cui questa persona è in arrivo. Quindi,
Avrai ancora dei momenti di dubbio perché il fatto che arrivi, dobbiamo vedere che cosa succede quando arriva questa persona o hai notizie di questa persona, perché nonostante tu abbia l'entusiasmo, ogni tanto vedo che cadi ancora un po' nel dubbio e questo rallenta un po' la manifestazione, eh? Però comunque. Qui dicono anche che arriva qualcuno che adesso ti descrivo molto di più, però potrebbero essere, per chi anche ti aspetta il passato, potrebbero essere anche più persone, quindi può arrivare anche qualcuno di nuovo che ti smuove l'energia che era un po' lì stagnante. Quindi possono essere più persone anche, per esempio, che possono arrivare sia la persona che stai aspettando che diversi corteggiatori. Allora, qui io vedo comunque, poi aggiungerò carte naturalmente perché andremo ad approfondire. Io vedo che questa persona è una persona che ti piace, ti piacerà moltissimo, o perché ti piace già, o perché la devi conoscere, ti piacerà moltissimo. Quindi io ti vedo molto, molto soddisfatta. Questa carta mi fa proprio vedere una donna con gli occhi chiusi o uomo che tu sia, comunque l'energia è di una persona soddisfatta, di una persona che ha fatto un bel lavoro proprio sulla sua serenità, mi viene da dirti. Quindi, secondo me, tu riuscirai a superare i tuoi dubbi. Ecco, questa è una persona comunque che si presenta come una persona forte, decisa, una persona che sa anche quello che vuole. Mi viene da dirti una persona che ti guarderà molto negli occhi e ti coinvolgerà molto o ti ha già coinvolto. Ecco, comunque io sto vedendo qual è il tuo destino immediato, quindi qui viene che c'è un incontro piuttosto inaspettato, visto la gioia anche che tu hai, ma da una persona anche forte, ma anche passionale. E infatti qui ci sarà anche molta passione, molta attrazione. Secondo me, grazie al lavoro che tu hai fatto su di te, riuscirai a superare i momenti difficili perché potrebbero esserci ancora dentro di te, come ti dicevo, dei dubbi o delle perplessità. Quindi, secondo me, tu manifesti, riesci a manifestare questa persona, la persona che vuoi, però in certi momenti potresti sentirti quasi un po', come dire, dubbiosa sul fatto che sia proprio la persona che tu vuoi. Io ti dico che questa, secondo me, è proprio la persona che tu vuoi, eh? Sia che tu appunto aspetti l'uomo nuovo. Come destino immediato, naturalmente, ognuno di voi ha l'idea di che cosa sia l'immediatezza, ma senz'altro non sono tempi lunghi, tant'è vero che io vedo che questa attesa che c'è stata già nel te tempo, da tempo, è finita. Perché non saresti così gioiosa. Quindi comunque io vedo che tu avrai dei chiarimenti dentro te stessa. Andiamo un po' a vedere l'energia di voi due, di questo incontro, di questa manifestazione, di questa persona. L'energia che si viene a creare fra di voi, oltre alla passione, ecco, qui sono venute due carte. Beh, come ti dicevo, tu hai fatto una grande metamorfosi proprio sulla tua insicurezza. Quindi tu ti sentirai talmente meglio con te stessa che vivrai bene questa persona. Quindi, secondo me, avrai anche superato i pericoli. Questo mi viene così spontaneo da dirti. Allora, andiamo avanti con cosa accadrà fra di voi. Mischiamole ancora un momento. Allora, a livello animico universale, questa è proprio la carta dell'amore, quello vero. Tu hai cercato tanto quell'amore, l'hai trovato nel tuo cuore, lo troverai anche all'esterno. Questa è proprio la carta, diciamo, della tua manifestazione, del tuo cuore, del tuo inconscio. Quindi,
Mi viene da dire che c'è molta passione, quindi è come se fosse un colpo di fulmine. Allora, se tu stai aspettando qualcuno dal passato è perché qualcuno ti rivaluta, se tu stai aspettando qualcuno di nuovo sarà proprio un colpo di fulmine. Andiamo ad aggiungere altre carte, un colpo di fulmine però che arriva dal profondo, perché questa è una carta molto animica, quindi dell'anima, quindi è qualcosa che quasi non riuscirete a controllare entrambi. Quindi, se questa persona nel passato ti ha dato dei dubbi, tu hai avuto una tale trasformazione che ti vede con degli occhi nuovi, ti vede con delle, diciamo, anche una nuova prospettiva. Secondo me è molto inaspettato, quello che succede. Proprio sui tuoi dubbi, ma anche sulle tue trasformazioni, accade qualcosa di completamente inaspettato. Proprio la modalità in cui accade è inaspettato. Proprio sul dolore che tu hai avuto. Dolore significa anche non mi sto amando proprio al massimo, sono molto concentrata sul mio passato, ma nel momento in cui guardo avanti, ecco che tutto accade, perché questa persona è proprio qui, è proprio già davanti a te nell'invisibile, diciamo. Quindi, secondo me, tu hai fatto o stai facendo un buonissimo lavoro. Hai tirato fuori la tua forza, il tuo potere. E qui abbiamo quindi la strada, la via maestra che ti dice togli i veli perché tanto di te sta per accadere, tanto del tuo io più profondo sta per manifestarsi. Qui c'è proprio la strada per te, la strada dell'amore, quindi mi viene da dire bando a queste incertezze, bando a queste sofferenze. Bando a questi dubbi perché lo specchio del mondo fa ciò che tu vibri, la tua vibrazione, quello che tu vibri. E quindi come ti rapporterai a questa persona? Cosa susciterà in te questo cambiamento che è già dentro di te, ma questo incontro cosa susciterà in te? Allora, intanto un'accettazione di questa persona, quindi il cambiamento che tu hai avuto e stai per manifestare è perché tu accetti l'altro che sia del passato o che stai per incontrarlo rispetto al tuo passato. Prima c'erano delle cose nel tuo partner o nei partner che incontravi che non accettavi completamente, invece adesso il tuo vero cambiamento è proprio l'accettazione dell'altro di come è, di come si è comportato. Questo ti porta su questa via maestra. Vediamo un po' come ti vede lui o lei. Beh, questa carta va proprio ad abbinarsi a questa, eh? Questa è l'unità sacra, ti vede come la persona giusta, quindi chiunque essa sia, questa persona, ti vede proprio come la persona che vuole, l'unità sacra che va a abbinarsi a questo amore animico, mi viene da dire un incontro molto importante, un incontro di anime gemelle. Adesso ti do dei segni, però voglio dirti non fissarti sui segni, nel senso che intanto non è solo il tuo segno o il suo segno che guarderemo, ma anche il suo ascendente, la luna e la Venere. Quindi, se i segni non ti escono, vai a vedere appunto se invece esce la Venere, che è il pianeta dell'amore, per me è sempre molto importante, la sua Venere o la tua Venere. Comunque i pianeti, i segni, io li prendo anche per vedere un po' le energie, perché comunque ogni segno rappresenta delle energie. Allora, per esempio, il primo segno è la bilancia. Allora, se e quindi potrebbe essere la bilancia come segno solare, segno zodiacale, potrebbe essere la Venere, ha la Venere
in bilancia oppure all'ascendente o in bilancia oppure la luna, però questo è un segno d'aria, quindi rappresenta, può rappresentare anche che tra di voi ci sono delle affinità elettive di bellezza, anche perché Venere comunque è il segno è il pianeta, diciamo, della bilancia, quindi comunque ci potrà essere, essendo un segno d'aria, anche delle belle conversazioni, delle belle unioni fra di voi. Quindi guardo anche solo l'energia dei segni. Per esempio, qui abbiamo un segno di terra, quindi se la vogliamo guardare come energia, una persona che ha voglia di costruire, questo è il toro, no? Di nuovo dominato da Venere. Mi viene da dire che questo incontro sarà dominato molto dalla bellezza, quindi Venere, la bellezza, ma anche dalla piccola fortuna, perché in astrologia la Venere rappresenta la piccola fortuna e Giove la grande fortuna. Poi abbiamo un segno d'acqua, lo scorpione, quindi sensibilità ma anche approfondimento. Lo scorpione è un segno, diciamo, che va a approfondire, e di nuovo dominato il pianeta è Marte, quindi abbiamo Venere e Marte, e quindi si può dire che questo incontro sarà a livello energetico con una bella affinità nettiva, che riesce ad avere un radicamento. C'è anche una sensibilità e una voglia di approfondire la conoscenza dell'altro, perché è questo che rappresenta il principio del segno dello scorpione. Quindi andiamo fino a cinque segni. Qui abbiamo di nuovo un segno di terra, il Capricorno. Quindi il Capricorno è anche la durata, perché il suo pianeta è Saturno. Quindi Saturno si è messo in una buona posizione, per esempio nella mappa natale, rappresenta anche la durata, la continuità. Quindi abbiamo visto che il primo segno di terra rappresenta il radicamento, il secondo segno di terra rappresenta anche, appunto, la continuità. Se vuoi, quindi ci può essere una continuità con questa persona. E quindi abbiamo due segni di terra. Proprio si può dire che, nonostante sia un rapporto molto animico, avrà il suo radicamento. Andiamo all'ultimo segno, ripeto sempre che stiamo guardando i segni in due fasi, quindi luna, Venere, ascendente, ma anche nell'energia che ci vogliono trasmettere. Proprio li leggiamo come se fossero dei tarocchi. Qui abbiamo il Sagittario con Giove. Quindi la grande fortuna, quindi abbiamo la piccola fortuna e la grande fortuna, quindi mi viene da dire che questo incontro nasce sotto una buona stella, come si dice. Il Sagittario ha anche la lungimiranza, la proiezione nel futuro, un segno di fuoco, quindi molto vivo, che è molto immaginifico anche. Quindi direi che sono tutte caratteristiche che vanno a delineare come sarà la tua relazione. Perché appunto stiamo leggendo i segni proprio come se fossero dei tarocchi, quindi ci sarà questa passione, ma sarà verso l'alto, come è il Sagittario. A questo punto io voglio vedere i primi passi che farete insieme, poi il resto lo deciderete voi. Vediamo i primi passi che farete insieme. Allora, questa. Beh, già siete uscite voi, quindi comunque dipende molto. Allora, i primi passi che farete insieme dipende molto da voi. Abbiamo visto che ci sarà un'accettazione totale dell'altro, ma c'è ancora qualche timore che voi avete, perché avete timore che ci siano altre persone che possano disturbare. Vogliono proprio parlare, questa nuova relazione, però qui suggeriscono di cercare di avere un dialogo positivo con questa persona, di vedere il meglio di quello che vi sta offrendo, quindi di non dare energia alle vostre paure, ai vostri timori. Questi quindi i primi passi che farete se voi fate questa scelta, cioè di avere un dialogo positivo con questa persona, secondo me si schiarisce anche tutto. Quindi andiamo ancora a vedere i primi passi che farete insieme.
C'è tanta, allora abbiamo detto che è un rapporto animico, ci saranno tante intuizioni, ma anche una connessione del terzo occhio, come se con questa persona, anche se in certi momenti potreste essere magari distanti, chissà, magari abitate a una certa distanza, avete una comunicazione psichica molto forte. Quindi i primi passi che farete sarà anche la sorpresa di ritrovarvi molto simili uno con l'altro, molto simili e molto connessi. Cioè, è come se voi riusciste a leggere i pensieri dell'altro e l'altro leggerà i vostri pensieri. E poi qui progetti e sogni, quindi parte molto bene, come dicevo, sotto una buona stella per tutto quello che abbiamo visto e secondo me qui avete, attirerete proprio come energia, per esempio, magari sarete fiamme gemelle, a molti di voi. O anime compagne, e quindi attirerete a voi questa influenza universale dei progetti e sogni. Farete molti progetti e sogni insieme. Quindi io direi che vi hanno raccontato molto queste carte, questa stesa, e io adesso passo alla stesa numero 2 e poi alla 3. Ciao a tutti, a presto, un abbraccio. Eccoci carissimi e carissime alla stesa numero 2, quindi andiamo a vedere qual è il tuo destino immediato in amore. Quindi questo vale sia per chi sta aspettando qualcuno, un ritorno magari, sia per chi aspetta, per i single che aspettano un incontro nuovo. Quindi andiamo a vedere con la croce celtica che cosa ci vogliono dire, qual è il tuo destino immediato, e poi andremo ad aggiungere naturalmente tutti gli approfondimenti sopra. Tagliamo. Beh, già voleva uscire appena hai cominciato a mischiare questa carta, allora la papessa. Allora, carissime e carissimi, siete in un buon momento, vediamo la carta che viene sopra. Direi proprio di sì. Siete in un buon momento, voi vi sentite piuttosto in forze, piuttosto bene. Avete bisogno però di un po' più di allegria in questo momento della vostra vita, siete un po' serie, seriose o seriosi, ecco. Perché temete un po' che non accada ciò che vi aspettate, eh? Quindi temete che le vostre speranze non siano soddisfatte, o almeno molti di voi pensano questo. Avete amato tanto nel passato, avete dato tanto e forse qualcuno di voi dice: ma forse io non ricevo abbastanza rispetto a quello che do, ma questa è una vostra riflessione. È un po' l'energia che sta dicendo che in passato comunque avete avuto anche dei bellissimi momenti d'amore, che adesso, devo dirvi, i vostri pensieri sono un po' ostacolanti, perché se voi avete avuto dei bellissimi momenti, ripensate a quelli, perché se ripensate ai momenti meno edificanti della vostra vita, bloccate un po' la manifestazione. Quindi concentratevi sul bello, visto che, come vi dicevo, in questo momento sforzatevi di essere allegri, di stare in mezzo alla gente, perché ci sono tante novità che stanno per arrivare, eh? Quindi cercate di stare in compagnia, di non stare, siete stati troppo a pensare soli con voi stessi, avete bisogno di uscire all'aria aperta, non so, anche in senso metaforico si intende naturalmente, quindi avete bisogno di stare con delle persone che vi facciano, che vi fanno ridere, che vi fanno sorridere, perché vi rimette nell'energia buona e qui c'è proprio già l'arrivo di una bella persona che ha voglia di, mi viene da dire, una persona calma, una persona che ha voglia di sorridervi, che vi sorride gentilmente. Mi arriva questo per voi gentilmente e che vi porta anche calma. Quindi
Quindi voi in un certo senso siete serene o avete raggiunto una sorta di compromesso con voi stessi, però nello stesso tempo vi manca quello sprizzo di gioia e di allegria dovuto un po' alle preoccupazioni di non riuscire a ottenere quello che vuoi. Invece qui arriva proprio immediatamente, perché qui siamo proprio nell'adesso, nel presente, qui abbiamo questo re di bastoni che si presenta adesso a voi, quindi potrebbe essere un ritorno, potrebbe essere per il singolo una persona nuova, ma anche chi aspetta un ritorno potrebbe comunque essere una persona che viene verso di voi e mi viene da dirvi che è una persona che ha tutte le caratteristiche serie che voi cercate, anche un cane vicino, quindi rappresenta la fedeltà nell'orizzonte, si vedono delle belle colline, qui abbiamo la temperanza, tutto fa vedere che il lavoro che avete fatto è giusto e arriva quindi una persona equilibrata. Naturalmente è una persona che ha anche la sua forza, qui non è che il fatto che sia equilibrato non vuol dire che non abbia energia, anzi, però il suo modo di porsi è un modo seraffico, mi viene da dire, sereno. È una persona che vuole uno scambio edificante, tant'è vero che voi vi trasformate quando vedete o rivedrete questa persona, perché ognuno di voi avrà il suo incontro. Io vedo che voi vi trasformate in sensuali, vi passa questo momento, diciamo, di seriosità, per quello che vi suggerivano prima di cercare di stare con le persone che vi fanno sorridere, perché vi riconciliano anche un po' con la vita. Io vedo che questa persona vi guarda, il suo modo calmo di guardarvi per voi sarà molto seducente. Io vedo che vi preparate, vi preparerete, diciamo, a questo incontro in apertura. E infatti poi questa persona in un secondo momento dimostrerà anche di non essere sempre così calmo, ma di essere anche gioioso, appassionante, ecco. Però la cosa che emerge di più è un bellissimo scambio, oltretutto uno scambio emotivo molto bello, perché la stesa mi finisce con un bellissimo asso di coppe, quindi molto pieno di speranza, quindi c'è proprio un cambio di energia che vi meritate perché avete fatto un bellissimo lavoro. Andiamo a metterci delle altre carte sopra e vediamo un po' di più. Su questa persona mi viene così, ecco. Allora, è una persona libera che si è liberata, probabilmente non per tutti, naturalmente, ma si è liberata da delle cose che tenevano ferma, immobile questo lui o questa lei. Quindi ha passato un momento di distacco e di solitudine dove ha ritrovato la sua serenità, come una persona che ha voglia di uscire da delle dinamiche della sua vita di coppia. Ecco, quindi qui abbiamo già una persona che ci teneva a raggiungere un certo equilibrio e l'ha raggiunto. Ed ecco che voi vedrete proprio nella personalità di questa persona, proprio questa serenità, questa calma ritrovata che vi fa aprire, vi fa diventare di nuovo o femminili al massimo o coraggiosi al massimo se siete uomini che state guardando questa stesa. Quindi vediamo un po' di più su questa persona. Allora, la cosa che ha imparato di più, stanno dicendo, perché questa è anche la carta della fratellanza, della tolleranza, è proprio la tolleranza, proprio rispetto alle dinamiche di coppia. Quindi qui abbiamo proprio una persona che ha avuto delle grandi comprensioni, ha fatto un lavoro equilibrante, mi viene da dire, eh?
nonostante sia comunque una persona costruttiva, adesso come adesso, ha anche un buon pensiero lucido. Gli piace conversare con voi a questa persona, eh? Andiamo a metterci ancora altre carte, poi vi prenderò naturalmente anche i segni. Ha voglia anche, mi viene da dire, di sperimentare questa sua nuova, questo suo nuovo modo di essere. Ha voglia di sperimentare, questo essere andato oltre le dinamiche, ma comunque voi ve ne accorgete subito perché io vedo che proprio vi aprite tanto a questa persona, e vi fidate, vi fiderete rispetto a come siete adesso, che siete un po', diciamo in crisi, che avete paura di non attirare la persona giusta, di non far ritornare questa persona. Quindi apritevi, vi consigliano, non pensate alle vostre dinamiche del passato, che sia che le abbiate avute con questa persona, che no, perché vi aspetta una grande costruttività. Questa è la casa dell'amore, che rappresenta proprio un legame. Questa è proprio la persona con cui potreste davvero costruire un legame. Vediamo un po' la vibrazione, diciamo, che si crea fra di voi. Ecco, devo dire che vi piacerà talmente tanto che quasi quasi si crea, diciamo, una situazione, non dico di dipendenza vera e propria, ma come se questa dolcezza che vi trasmette questa persona, che vi fa aprire, vi darà un nutrimento tale che a voi stesse o a voi stessi direte: non ne posso più fare a meno di questa persona. Vi porta proprio in uno stato, diciamo, di grande dolcezza, di grande serenità. Quindi questa è un po' la vibrazione. Ci metto del vostro incontro. Quindi qui dice: attenzione, cercate di non richiamare appunto le vostre paure, perché qui abbiamo l'angelo caduto, quindi che può anche arrivare a uno stato di grazia se voi non ricordate le vostre paure, quindi davvero sarà molto di nutrimento questa persona. Vediamo un po' che cosa accade proprio. Tagliamo. Allora, vi sentirete davvero bene, benissimo, in forza. Allora, ritroverete proprio l'allegria. Secondo me, che all'inizio vi dicevo uscite anche come principio, cercate di essere allegre, secondo me non solo ritroverete questa allegria, ma mi viene anche da dire che questo incontro può avvenire addirittura in mezzo alle persone. In mezzo alle persone, proprio perché voi vi muovete, oppure attraverso le persone, attraverso veramente una grande gioia, potrebbe essere una gita, un incontro, un'organizzazione, un viaggio, una presentazione di un libro, un museo. Cioè, io vedo tanta gente. Quindi che favorisce tanta gente che magari potrebbe anche non essere direttamente coinvolta con voi, ma che co favorisce questo incontro, questa allegria. Quindi voi vi presentate da qualche parte, andrete da qualche parte per cercare di uscire, diciamo, dal vostro momento che state vivendo, e vi presentate forti, gloriose, mi viene da dire, e con questa energia attirerete questa grazia. E qui voglio vedere quindi cosa succede, questo è l'incontro. Quindi voglio vedere che cosa si prospetta a livello animico per voi, a livello di anima per voi due, perché proprio questo è un incontro sereno di scambio energetico, mi viene da dire. Allora, vediamo questa. E qui abbiamo proprio
questa carta della coppia che dice prendimi, mondo, prendimi, quindi ritroverete proprio la vostra fiducia, ma lo diceva anche qui l'asso di coppe come ultima carta della croce celtica, quindi qui ci sarà proprio lui, mi viene da dire, sarà anche un gran romanticone che vi prende proprio la mano. Quello che sento è che c'è questa energia molto dolce e di grazia. Adesso io vi voglio prendere, come ho preso anche nella stesa precedente, i segni, ma voglio dirvi, anticiparvi, che questi segni io li leggerò anche come se fossero tarocchi, perché i segni zodiacali hanno comunque dei principi, quindi vanno benissimo. Quindi andiamo sempre a vedere sia il segno, ma contemporaneamente anche il significato, l'energia di questo vostro incontro, le vostre prospettive, diciamo, no? Quindi vi ricordo sempre di guardare comunque sia il segno zodiacale, ma la Venere, la Luna e l'ascendente. Non vi preoccupate se non esce il segno che sperate, perché potrebbe anche essere una persona nuova, anche per chi aspetta un ritorno, ma andiamo a vedere il significato. Allora, il primo significato è un segno, è il cancro, quindi un segno d'acqua. Quindi già qui parlavamo tanto di dolcezza. Effettivamente il segno cancro nella sua integrazione, perché i segni possono avere ancora il lato scuro, ma nella sua integrazione il segno del cancro ha la dolcezza come espressività, no? Il segno d'acqua è anche la sensibilità, quindi si può dire che questa storia, oltre a essere appunto Luna, Venere, ascendente in cancro, è anche all'insegna della dolcezza, eh? Quindi, poi però ha anche un bel po' di razionalità. Qui abbiamo il segno della Vergine, quindi dominato da Mercurio, la Luna era dominata comunque dalla, il cancro era dominato comunque dalla Luna, eh? Allora, la Vergine è comunque un segno di terra, con Mercurio, quindi anche un po', il pianeta dominato dal pianeta Mercurio. Quindi vuol dire che tra di voi ci saranno anche, delle lunghe conversazioni, quindi non ci sarà solo la dolcezza, ma ci sarà anche la Vergine come principio, è una persona che vuole un po' la perfezione anche, no? Quindi vi ricordate che prima vi dicevo che c'era quell'insieme di carte che dicevano non posso più fare a meno di questo tipo di energia. Ecco, quindi il vostro incontro sarà un po' all'insegna quindi della dolcezza, ma anche diciamo del perfezionismo, della bellezza. Quindi il terzo segno, di nuovo abbiamo un segno d'acqua, quindi siamo nell'emotività, qui, eh? Quindi pesci, dominato da Giove Nettuno, quindi ricordatevi sempre di guardare Luna, Venere o Ascendente, oltre al pesci, ma i pesci rappresentano anche l'energia dolce d'acqua, dell'emotività, ma anche della fratellanza universale. Quindi con questa persona, secondo me, questi segni vi vogliono dire che ci sarà conversazione, ma ci sarà anche molta comunicazione emotiva, cioè vi sentirete, vi percepirete uno con l'altro, con tanta acqua così. Poi naturalmente ci sarà anche tanto entusiasmo. Qui abbiamo il segno del leone che rappresenta come principio, quindi leggiamolo come se fosse un tarocco, l'entusiasmo, la voglia di vivere, la voglia di comunicare, la fierezza anche. Mi viene da dire che sarete fieri uno dell'altro anche. E come ultimo segno l'acquario che è lungimirante. L'acquario è un segno che vuole andare sempre avanti nel futuro, che ama la tecnologia, che ama l'originalità. Quindi abbiamo dolcezza, sempre per voi due, eh? Quindi abbiamo dolcezza, se li guardiamo appunto come tarocchi, sensibilità, entusiasmo e lungimiranza. Adesso io qui voglio anche vedere i primi passi che voi farete insieme, anche se questa stesa è già molto chiara di per sé.
oltre il dolore, qui mi viene da dire, oltre il dolore, secondo me c'è uno scambio energetico, come dicevo già prima, ma che porta equilibrio, alla paura del dolore, quella che veniva all'inizio qua. Quindi certamente potranno esserci, diciamo, dei momenti di incomprensione, che però saranno dei momenti che vi faranno parlare. Voi due, sarete due persone che vi volete conoscere in modo approfondito, volete conoscere, diciamo, un po' non solo i vostri pregi, ma anche i vostri difetti. Avete voglia di, aprirvi, di comunicare, il vostro passato, le vostre sofferenze, avrete voglia proprio di dirvi tante cose, di raccontarvi. E quindi è uno scambio molto edificante. Poi, secondo me, dopo questa conoscenza voi saprete dove andare, prenderete più forza anche come coppia, perché siete comunque tutte e due costruttivi. Il vostro parlare delle vostre ombre o delle vostre sofferenze passate vi aiuterà a costruire il vostro futuro, poi il resto dovete farlo voi. Io vedo comunque un grande viaggio d'amore, mi viene da dire, viaggio di conoscenza all'insegna proprio della luce che vi osserva. Quindi questo, carissimi e carissimi, è venuto per la seconda stesa. Io adesso passo alla stesa numero 3. Ciao a tutti, grazie dell'ascolto e un abbraccio. Ciao carissimi e carissime, siamo alla stesa numero 3 che ho messo qui per la domanda amore, qual è il tuo destino immediato? Allora, incomincio a mischiare, facciamo una croce celtica con tutti gli approfondimenti e voglio ricordarvi che questa è una stesa che vale sia per i single che per chi aspetta un ritorno e che ogni stesa che facciamo ha anche degli insegnamenti perché ha una vibrazione. Allora andiamo, carissimi e carissimi, a vedere qual è questo destino immediato, futuro immediato. Allora, devo dire che non c'è tantissima energia in questo momento. È come se per qualcosa di nuovo, è come se foste un po' rivolti al passato, su qualcosa che vi è successo con un partner, quindi potrebbe essere un lontano partner o qualcuno che state aspettando. È come se in questo momento voi foste un pochino disincantate, ecco, foste sì in un'attesa, ma non in un'attesa entusiastica, energetica. Siete un po' nei ripensamenti di quello che è successo nella vostra vita sentimentale, forse qualcosa che vi siete detti, forse delle similitudini che avete avuto con qualcuno, e però avete una gran voglia di cambiare la vostra energia, di ritornare la persona che si fida, che ama, però è come se in questo momento ci fosse un po' un punto fermo dentro di voi, però perché avete ancora un po' paura di o avere un partner con cui non avete, diciamo, avuto ciò che volevate. Oppure una storia semplicemente che è finita e dove sembra che un ritorno non ci sia. Però in tutto questo, diciamo, in questa attesa, in questo essere un po' disincantati, qui c'è una sorpresa che non vi aspettate. Intanto una sorpresa che veramente voi non ci sperate quasi più. La sorpresa cos'è? Primo, un cambio vostro energetico. Adesso metto qui delle carte perché voglio capire che cosa vi succede a voi, perché qui c'è proprio un vostro cambio, su proprio, diciamo, queste mancate
mancati avvenimenti, diciamo, no? Come dire, molti di voi potranno pensare qui l'attesa è troppo lunga, questa persona non ritorna, oppure questo partner non lo incontro più, ormai è passato troppo tempo, oppure incontro qualcuno ma non è la persona che voglio, non voglio ritrovarmi, nelle stesse dinamiche, però qualcosa si muove. Perché voi comunque di base siete, qui stanno dicendo, delle persone coraggiose, quindi diciamo che questa è un po' la vostra prospettiva futura attuale, no? Che c'è un po' di punto fermo, un po' di movimento e poi di nuovo questa attesa. Secondo me, a un certo punto, mentre attendete in questo stato d'animo che abbiamo ben descritto, vi arriva una sorpresa perché voi prenderete il coraggio proprio a quattro mani dentro di voi, vi arriva proprio un'energia di coraggio, magari perché vi accade qualcosa, e questa energia di coraggio vi fa gioire molto anche insieme a delle persone. Probabilmente molti di voi fanno qualcosa, incontrano un gruppo di persone, incontrano o delle letture nuove, particolari, insomma, è come se ci fosse una spinta. Proprio in questo momento un po', di attesa, è come se ci fosse una spinta prima di tutto dentro di voi, perché queste siete voi, la vostra trasformazione. Questa è la carta del coraggio e questi sono degli inviti che vi possono venire fatti o che voi, cercate di fare qualcos'altro mentre siete in questa attesa, cercate di fare qualcos'altro. E cosa accade mentre cercate di fare qualcos'altro? Questa sorpresa che arriva e che vi toglie proprio la preoccupazione che avete sia sul vostro passato, quindi sui partner, su un partner specificatamente. Praticamente alleggerite i vostri pensieri e la vostra energia, diventate creativi e questo cambia un po' tutta la situazione. Quindi adesso io voglio proprio andare a vedere che cosa vi succede a voi per cui riuscite ad avere questa sorpresa, quindi a manifestare qualcuno che arriva, che potrebbe essere o una persona nuova o proprio quella che state aspettando. Allora, innanzitutto incomincerete a comunicare con queste persone, ad aprirvi con qualcuno. Qui sembrano tante persone, comunque potrebbero essere anche gruppi online, quindi voi incominciate a raccontare la vostra storia. Mentre incominciate a raccontare questa vostra storia, queste persone, magari un gruppo di ricerca, un gruppo olistico o un gruppo specifico, vi fa vedere la visione positiva di quello che avete imparato in realtà nel passato. Fatto sta che vi trovate talmente bene con questa persona, con queste persone, che voi cambiate. Incominciate ad avere una comunicazione, incominciate ad avere delle speranze e vi accade una sorpresa. A questo punto, su questa sorpresa, io voglio proprio mettere delle carte. Cos'è questa sorpresa che vi accade? Sempre per riguardo l'amore, perché questa è una stesa tutta sull'amore. Beh, vi accade qualcosa di bello, di molto bello. Questa è la felicità, la gioia. Vi sentirete leggeri soprattutto, cioè uscite da questa stasi, mi viene da dire, uscite da questa stasi, quindi uscirete anche, secondo me, parlando delle vostre cose più intime con queste persone, probabilmente specifiche proprio per l'ascolto, per aiutarvi a capire, persone gioiose che organizzano magari anche delle cose online o di persona che vi fanno avere subito un momento di relax e uscite un po' dalla confusione e incominciate a fare delle cose pratiche. Quindi qui c'è proprio una bella fortuna, ecco, questa è anche la carta del destino, vi dice che voi vi siete aiutati e quindi il destino vi fa uscire, diciamo, da questo momento. Per molti di voi questo accade subito, molti rimangono bene confortati da queste persone, ma hanno ancora un pochino di dubbi. Però qui arriva proprio un
un qualcosa che vi farà stare bene, vi farà sentire prima di tutto voi nell'amore. Queste sono tutte coppe meravigliose che parlano di immaginazione, creatività, desideri impossibili che si realizzano, riuscita, buona salute. Quindi è un vero e proprio cambiamento. Quindi diciamo che tutto parte senz'altro da voi, dalla vostra volontà, perché incominciate a credere che le vostre difficoltà, o incominciate a prendere coscienza che le vostre difficoltà ve le siete un pochino anche create voi. Ed ecco che a un certo punto arriva proprio qualcuno. Qualcuno, vediamo come sarà. Quindi questo incontro, vediamo l'energia di questo incontro e che cosa succederà naturalmente. Allora, voglio vedere prima la vibrazione di questo incontro, di questa sorpresa un po' inaspettata. Vi ripeto, anche voi che state aspettando un ritorno, questo potrebbe essere anche qualcuno di nuovo, eh? Allora, ecco, questo è il vostro ritrovato equilibrio, quindi uscite, come vi dicevo, dalla confusione e avete questo incontro che vi porta un equilibrio. Naturalmente aiutate o coadiuvate da queste persone, da questa energia di queste bellissime persone. Quindi l'energia è che quello che voi farete è che butterete giù le maschere. Vi ricordate che prima dicevo che voi vi aprite a queste persone? Raccontate qualcosa, potrebbe poi anche essere una persona, che è a capo magari o fa parte di un gruppo. Quindi voi raccontate qualcosa che forse non avevate mai raccontato così apertamente a qualcuno e in qualche modo vi cade tutta questa tristezza, ritrovate questo equilibrio. Allora, andiamo avanti a vedere. Poi anche per voi prenderò naturalmente i segni che li voglio leggere, i segni zodiacali, anche come se fossero tarocchi, oltre a darvi il segno zodiacale, voglio vedere proprio questa è l'energia dell'equilibrio che c'è con questa persona, voglio vedere di più su questa persona nei vostri confronti, questa sorpresa, diciamo. Eh beh, la prima sorpresa è il senso di ilarità che vi dà questa persona. Non so, mi viene da dire che è una persona molto allegra, che ama le sorprese, vi farà molto sorridere. Quindi queste risate, questa ilarità che vi arriva da questa persona, questo incontro, ecco, potrebbe anche essere qualcuno che conoscete, che però è di buon umore in qualche modo, vi fa sorridere, vi fa anche ritornare in quell'energia un po' infantile che è poi la vostra energia e vi toglie un po' da questo momento, diciamo, di attesa. Insomma, io vi vedo incominciare proprio a ridere, a sorridere. Questa è una persona comunque anche molto generosa, che ama fare dei regali, una persona che ha sofferto, che ha subito e che è come se oggi, come oggi, vi dicesse sdrammatizziamo la vita, perché se no la vita diventa sempre difficile, quindi una persona che ha avuto grandi difficoltà nella sua vita, però adesso quello che vuole questa persona è vedervi sorridere anche voi. Io vedo quindi proprio una vera comunicazione spontanea. Per adesso non parlano proprio di amore, devo dire la verità, questa stesa parla di grande intesa. Andiamo a metterci un po', diciamo, delle carte per vedere un po' le vostre anime. Parla di una grande intesa, di una grande energia che cambia. Forse voi in amore in questo momento avete bisogno di fare più di un passo. Prima uscire dall'energia un po' di aspettativa o dell'aspettare qualcosa o qualcuno, ma in un modo sorridente. Questa energia nuova di sorriso vi cambia proprio talmente tanto l'energia che voi incominciate un po' anche a sorridere come dire, a sdrammatizzare, a sorridere anche del vostro passato, di come l'avete preso anche alle volte un po' di petto, no? Vediamo le vostre energie animiche tra voi e questa persona che, come vi dico, qui più
più che amore, parlano di un incontro bello di due persone che sorridono, vediamo, eh? E infatti siete molto simili, perché secondo me venite tutte e due dallo stesso momento, la mia sensazione, quindi un momento di attesa. Tutte e due stavate aspettando qualcosa, o un incontro nuovo, o un ritorno. Comunque qui c'è lo specchio, siete davvero molto simili. Passate quindi entrambi da una gran voglia di cambiare la vostra energia e di sorridere insieme, perché passate proprio da un momento un po' buio, diciamo, a un momento di grande allegria. Questa è la più grande sorpresa di questa stesa, diciamo, eh? Allora, vediamo proprio a questo punto, proprio fra voi due, io voglio capire che cosa accade, perché qui mi parlano di grande allegria, grande intesa, ma non parlano d'amore. Potrebbe anche essere una forte intesa mentale, mi viene da dire. Vediamo se poi in un secondo momento nasce l'amore o ritorna l'amore. Beh, questa persona vi fa stare benissimo, eh? Allora, secondo me, questa è la carta del sostegno anche qui, della riconciliazione, quindi riconciliazione con voi stessi, se deve essere un ritorno, o riconciliazione con la vita, secondo me mi viene da dire, visto che vi vedo molto sorridenti a voi, come dire, l'importante è stare bene. Ecco, voi siete un po' filosofe della vita, che avete, per voi è molto importante lo stare bene. Quindi io come la vedo questa storia? Vedo questa persona molto simile a voi, sia nella vita ma anche anche come carattere, e che vi riconcilia con voi stessi, ma che fondamentalmente vi promette anche una sua presenza futura, come dire, stiamo così bene insieme che vediamoci. Quindi questa qui è proprio un po' all'insegna del adesso stiamo così bene perché magari potrebbe essere un ritorno, oppure adesso che stiamo così bene perché ci siamo conosciuti. Quindi io vedo che questa storia è parte, secondo me, dal punto di vista dell'amore lentamente, ma dal punto di vista del benessere molto molto velocemente. Ora, anche a voi voglio prendere i segni e poi aggiungerò ancora qualche carta, ma voglio leggere i segni che verranno non solo come Sole, Luna, Venere e Ascendente, come vi dico sempre, ma anche appunto come fossero dei tarocchi. Vi ricordo che se non trovate appunto il vostro segno, non vi preoccupate perché io sto leggendo anche il principio, diciamo, del segno zodiacale, quindi l'energia. Quindi praticamente vi sto dicendo come va avanti questo incontro fatto a sorpresa per voi. Allora, il primo segno è della Bilancia, quindi un segno d'aria, un segno che parla quindi di comunicazione, di bellezza, di stare bene, di benessere, perché la Bilancia è comunque un segno che ama anche sorridere, comunicare, andare da qualche parte, quindi c'entra con quello che è venuto adesso, cioè due persone che ridono, che scherzano, ecco, quindi alla Bilancia piace molto comunicare e anche in un modo, diciamo, gioioso. Poi abbiamo lo Scorpione, quindi dominato da Marte, quindi si può dire, anche se vogliamo guardare come principio, che c'è anche attrazione, ma comunque lo Scorpione va in modo approfondito, quindi è come se mi dicessero le carte: all'inizio ridete, scherzate, però poi piano piano andate nelle profondità, perché in trasparenza lo Scorpione è anche Plutone, quindi che è anche il pianeta dell'approfondimento, del voglio sapere veramente chi sei, voglio sapere le cose più profonde di te. Quindi probabilmente questo incontro inizia appunto all'insegna, diciamo, un po' della leggerezza, della cortesia, ma poi viene approfondita la vostra conoscenza. Il terzo segno è il Toro, quindi abbiamo il radicamento, perché due persone, quando stanno bene insieme, si presume che poi vogliono continuare a vedersi. Il radicamento che cos'è? Cerchiamo di non perderci, cerchiamo di continuare a vederci. Poi abbiamo il Capricorno, di nuovo un segno di terra, di nuovo un segno che parla di
di lungimiranza, di continuità, perché è dominato da Saturno, no? Quindi per quello che vi dico, non vi preoccupate se non escono i segni, perché queste carte e il Sagittario che è proprio il segno anche un po' lanciato verso il futuro. Quindi questi segni, come energie, come letture di segni, fanno vedere che appunto la vostra intesa vi porterà lontano e avrete anche la continuità degli incontri. A questo proposito, quindi, io voglio mettere delle carte per vedere che cosa farete voi due. Subito dopo, diciamo, quello che è stato appena detto. Giusto per completare questa stesura. Allora, tu entri molto comunque dentro a questa persona perché questo rappresenta il partner, questo rappresenti tu entri molto dentro a questa persona, tant'è vero che vorrà, appunto, come dicevano anche i principi dei segni, vorrà continuare a vederti. È come se piano piano, le sue paure scemassero e questa persona avesse sempre più il bisogno e il desiderio di vederti. E tu o sei già innamorata perché è una persona che conosci o ti innamorerai. Questa è proprio la carta dell'amore, ma anche dell'affinità. Quindi troverai sempre più affinità, per questo che è una sorpresa per te, perché tu oggi come oggi non credi di trovare o di ritrovare un partner con queste grandi affinità. Quindi io direi che diciamo anche questa stesa ha parlato, poi ognuno di voi naturalmente sono comunque stese collettive, troverà il suo incastro migliore, il suo futuro migliore. Qui andiamo a vedere, diciamo, tutte le possibilità che possono avvenire adesso nel futuro immediato, nel vostro destino immediato. Quindi, carissimi e carissime, io vi ringrazio dell'ascolto e a risentirci a presto. Ciao a tutti.